Cosa vi è successo, signor Marchese? Se il signore lo permette, corro a chiamare il dottore. Tu non chiamerai nessuno. Non ne ho alcun bisogno. È stata una crisi passeggera. Mi sento benissimo. Il dottore vi ha tanto raccomandato di muovervi dalla vostra poltrona solo per coricarvi nel vostro letto. Le sue cure sarebbero proprio inutili. Il ritorno di mio figlio vale tutte le medicine di Braillard. Che ore sono, Gastone? Sono quasi le 5, signor Marchese. La diligenza dovrebbe essere arrivata già da mezz'ora. Un anno, Gastone, un anno interminabile. Erano trascorse 5 settimane dalla morte della signora Marchese. Un giorno molto triste, quello della partenza del Marchese Massimo. È stato meglio così. A parte i benefici di un così bel viaggio attraverso l'Europa, gli abbiamo evitato il doloroso spettacolo della nostra irrimediabile rovina. Signor Marchese. La rovina
Mio caro Gastone, lo sai anche tu. Il marchese Massimo è giovane, ha tutto il tempo per rifarsi una fortuna. Non è per lui che mi preoccupo. Penso piuttosto alla mia piccola Elena. Ma sei tutto gelato, povero ragazzo mio. Su, 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 non mi scaldi, via. Questa stanza è fredda, ma io ci rimango volentieri perché qui almeno respiro. Come va, papà? Come mi vedi? Hai visto i miei cavalli? Papà. Ah, già, è vero. Come potevi? Sei appena arrivato. Che sciocco. Papà, no. Papà, che succede? Tua madre, figliolo mio. Tua madre fu l'unica a vedere le cose chiaramente. Ricordi il giorno in cui nacque Elena? Fu allora che tua madre ebbe l'idea di farti riprendere gli studi e di iscriverti all'università. Avevo poco più di 20 anni, ricordo. Giudicai assurdo ed inutile il desiderio della mamma, ma poi... Ecco, Massimo, fummo ingiusti tutti e due, tu ed io. Ma perché dobbiamo rievocare? Perché, ragazzo mio, perché la realtà è proprio... Massimo, sono stato un pazzo. La colpa è soltanto mia. Avevo promesso a tua madre... Sul suo letto di morte ti avrei venduto quasi tutti i nostri beni per pagare l'enorme debito che mi ero tirato addosso, spendendo ogni anno un terzo di più delle mie rendite. Non importa, papà. Non importa. Non dovete addolorarvi. Le avevo giurato anche che mi sarei adattato a vivere del poco rimasto. E ho tentato, sai, ho tentato... Ma non vi chiedo nessuna giustificazione. Rimanete calmo. No, no, devo parlare. Vendetti tutti i boschi e gran parte delle terre. Ma quando riebbi in mano del denaro, anziché destinarlo interamente a coprire i debiti, che vergogna, Massimo. Un pazzo, ti dico. Un pazzo. Mi illusi di poter riconquistare le mie fortune e ricominciai il gioco in borsa. Maledetti, maledetti.
rovina, Massimo. Non è rimasto nulla. E io ormai... No. No, papà, non vi crucciate. Studieremo, vedremo. Potrai affidarti al notaio Lo Beppè, che fu un nostro amministratore. Abita a Parigi, in Rue Casette. Ah, a Parigi ci sono rimaste due stanze del nostro palazzo del Boulevard de Capucines. Tutta colpa mia, Massimo. Tutta colpa mia. Ma perché non avete voluto che tornassi prima? Con le vostre lettere, sempre così brevi, io non potevo supporre. Papà. Papà. Papà, per l'amor di Dio. Occhiata queste carte dei Chancy de Tri prima che arrivi quel povero ragazzo. E non c'è proprio alcuna possibilità di salvarlo. Beh, è una situazione veramente disperata. Per di più, con quella bambina in collegio. Aggiungi che Massimo, subito dopo la morte del padre, si è ammalato e si è perso 2 mesi e mezzo. E per quanto riguarda me direttamente, ti confesso che mi imbarazza un poco dover dare certe notizie a chi è appena convalescente. In dei conti si tratta di un giovanotto. Avrà cuore, cervello e muscoli sufficienti per affrontare la vita, immagino. Suo padre l'ha allevato con tutte le generosità del nome che porta. Troppe, forse. Sarà un colpo assai duro per lui. Grazie. C'è il marchese Massimo de Chancy. Che entri. Caro signor Lopez, sono molto lieto dopo tanto tempo, e sia pure in questa circostanza dolorosa, di rivedervi. Signora? Il signor marchese di Chancy de Tri, la signora Lopez, mia moglie. Prego. Come mai, signor Robertin, avete lasciato quella deliziosa piazzetta di Stipper? Davvero non riesco ad immaginare come abbiate potuto decidervi a questo trasloco. Senti, caro, anche il signor Marchese lo dice. È stato un vero tradimento. È passato tanto tempo ormai. Il fatto è che, cedendo l'ufficio, ho dovuto abbandonare anche l'appartamento annesso, perché uno studio notarile non si può trasportare come un mobile, cara.
Tuttavia, vi occupate ancora di affari. Il pranzo è servito. Signor Marchese, se volete accomodarvi. La signora mi permette? Il nostro invito a pranzo vi avrà forse sorpreso. Mi ha fatto molto piacere. E vostra sorella? Bene. Stamani sono stato al collegio. L'ho fatta uscire. È una cara bambina. Così l'avete portata a passeggio? Infatti. Ed è stata una passeggiata alquanto costosa. Sì, perché ho dovuto soddisfare non pochi capricci di Elena. Un paio di guanti, della carta da lettere rosa, dei dolciumi per le sue amichette, non so che altro. Sarà bene che per l'avvenire, signor Marchese... Cosa, signor Lopepè? Prego, signor Marchese. Grazie, basta così. Fumate? No? Io sì, se permettete. Una piccola debolezza dopo il pranzo. Voi mi avete fatto l'onore di affidarmi l'incarico di liquidare la successione di vostro padre. E stavo per scrivervi ieri, quando ho saputo che eravate a Parigi. Infatti, ho conservato due camere nel palazzo di Boulevard de Capucine, all'ultimo piano, in verità molto modeste, ma... Io ero... sì, ero molto amico della famiglia di vostra madre e perciò fui consultato quando la signorina Elena decise di unirsi in matrimonio ad un Chancy. Feci di tutto, vi confesso, perché questa unione non avvenisse. E non tanto perché la fortuna dei Chancy, nonostante qualche ipoteca di cui già allora era gravata, non fosse degna di quella dei De La Touche. Che intendete dire? Ecco, io conoscevo il carattere e il temperamento in un certo senso ereditari di vostro padre, sotto un'apparenza gentile e cavalleresca che lo distingueva, come tutti i componenti della sua famiglia del resto, intravedevo chiaramente una forma di egoismo implacabile, un'irriflessione ostinata, una leggerezza, il desiderio di sempre nuove emozioni. Scusate, ma la memoria di mio padre mi è sacra. E così intendo che sia anche per tutti coloro che ne parlano dinanzi a me. Io rispetto il vostro sentimento, ma non posso dimenticare che egli fece morire quella santa ed eroica creatura che era vostra madre. Vogliamo troncare questa discussione? Da questi documenti potrete rilevare anche dopo la vendita del vostro palazzo a condizioni davvero eccellenti, voi e vostra sorella siete rimasti in debito presso i creditori di vostro padre di 45.000 franchi. Però devo dirvi, signor Marchese, che vostra madre, in previsioni delle eventualità che purtroppo si sono avverate, mi ha lasciato in deposito dei gioielli, il cui valore può essere considerato a circa 50.000 franchi. Sentite? Sì, certo. E per evitare che passi nelle mani dei creditori questa modesta somma,
che allo stato attuale delle cose rappresenta la vostra unica ricchezza, io penso che potremmo usare un sotterfugio. Legale, signor Marchese, assolutamente legale. Inutile. Sono troppo lieto di poter, con questa insperata risorsa, saldare interamente i debiti di mio padre. Come credete. Però devo farvi osservare che una volta compiuto il prelievo necessario, a voi e a vostra sorella non rimane proprio nulla. Già. Permettetemi una domanda. Avete i mezzi che assicurino l'esistenza vostra e della vostra sorellina? Non ne ho, lo confesso. Se fossi solo al mondo, se non dovessi pensare ad Elena, beh, non avrei difficoltà ad entrare nell'esercito, ma come posso? Elena si trova così bene nel suo collegio. Ed è ancora così piccina da potervi rimanere ancora alcuni anni. E allora? Allora? Allora sarei disposto ad accettare un'occupazione che mi permettesse, riducendomi a vivere dello stretto necessario, di guadagnare ogni anno quel tanto che occorre per la retta del collegio. Purtroppo, così come sono messe le cose oggi, non è facile allungare una mano per afferrare ciò che si desidera. Avete qualche idea? Permettete che apra la finestra, c'è troppo fumo in questa stanza. E fra i miei più vecchi clienti vi è un commerciante molto per bene che da qualche tempo si è ritirato dagli affari e gli gode vicino alla figlia unica e perciò adorata in una, come dire, aurea mediocrità valutabile sui 25.000 franchi di rendita. La signora si raccomanda di mangiarli subito, altrimenti si sciolgono. Grazie. Proprio per caso, 3 giorni fa la figlia di questo mio cliente è venuta a conoscenza della vostra situazione e... Prego, signor Marchese. Grazie. E mi è parso di capire che la signorina, molto graziosa, sapete, è dotata delle migliori qualità. Sarebbe lieta di accettare da voi il titolo di Marchesa di Chancy. Che ne dite? Che da domani abbandonerò il titolo, che nella mia condizione rischia di diventare ridicolo e che mi espone ad intrighi dei quali voglio assolutamente rimanere estraneo. Il nome originario della mia famiglia è Odieux. È quello che conto di portare ormai. Caro signor Le Pen, io vi ringrazio molto cordialmente della vostra sollecitudine, ma vi prego di risparmiarmi per il futuro altre proposte di questo genere. In tal caso, signor Marchese, non ho altro da aggiungere. Non sarà facile trovare un posto per voi. Permettetemi di domandarvi quali siano le vostre inclinazioni, le vostre attitudini. La mia educazione è stata quella di un uomo destinato alla ricchezza, o comunque non preoccupato di crearsi una posizione. Tuttavia, ho frequentato l'università, sono laureato in legge. E vi sentite portato all'eloquenza? Così poco da sentirmi incapace di improvvisare 2 frasi in pubblico. Così non è quello che si possa chiamare una vocazione d'oratore? Bisognerà tuttavia battere un'altra strada. A proposito, devo aspettare nuovi ordini prima di destinare al pagamento dei vostri creditori il ricavato dei gioielli? No. Anzi, vi prego di prelevare da questa somma anche il giusto compenso che vi spetta. Per quanto si riferisce ai vostri creditori, io vi obbedirò ciecamente. Ma per quanto riguarda me, invece, sono stato amico della famiglia di vostra madre e vi prego perciò umilmente, ma con tutta cordialità, di considerarmi anche voi un amico.
voi via, tornate ai vostri giochi. Sarò costretta a riferire ciò che è accaduto a madre Maddalena. Ha cominciato prima lei. Basta così. Ebbene, per ora andate a prendere la merenda, ma che non si ripetano più incidenti di tal genere. Ma... Non era affatto necessario che accendeste il camino. È fuoco sprecato. Cos'è questo? Che cosa fai? Il signor Marchese non ha forse ordinato il pranzo? Niente affatto. Luigi mi ha detto. Luigi si è sbagliato. Sarà per qualche altro inquilino. E come sarebbe possibile? Su questo piano non c'è che il vostro alloggio. Insomma, non è per me. Chiaro? Ora mi avete seccato, portate via questa roba. Il signor Marchese, forse, ha già pranzato. È probabile. Che peccato. Era tutto pronto e lo dovremo buttare. Per di più il mio ragazzo si prenderà una bella ramanzina da suo padre. Se per caso il signor Marchese non avesse già pranzato, gliene sarei obbligata. Ma insomma, la volete finire? Vi ho detto di andarvene. Mia cara Luigia, ma vedete, non mi sento molto bene questa sera.
Non ho appetito. Signor Marchese, se sapesse come sono umiliata. Ecco, facciamo così. Pagatemelo questo pranzo. Me lo pagherete quando... quando vi farà comodo. Ad ogni modo sappiate che se anche mi deste 100.000 franchi, non mi farebbe tanto piacere quanto di vedervi mangiare quello che vi ho preparato. Mi fareste proprio un'elemosina. Il signor Marchese è tanto intelligente da comprendere bene quello che voglio dire. E sì, mia cara Luigia. Certo, non potrò darvi 100.000 franchi, ma mangerò la vostra cena, a patto naturalmente che mi lasciate solo. Grazie, signore. Voi avete veramente buon cuore. E anche buon appetito, Luigia. Datemi la vostra mano. No. Non è certo per mettervi del denaro. Così. Grazie. Avranno dimenticato la chiave. Ci vorrebbe una bella rivoluzione, come dico io, per certa gente. Cosa aspetti? Perché non vai ad aprire? Ah, certo che vado, certo, se aspetto te. Piano, Luigi dorme. Oh, signor notaio, che sorpresa! Come mai qui? Vorrei parlare con il marchese di Chancy, c'è? Sì, prego. Buonasera, signor notario. Oh, buonasera, Luigia. L'accompagno io. Grazie. Buonasera, Marchese. Dovete scusarmi innanzitutto se arrivo da voi così inaspettatamente e da quest'ora. Prego, accomodatevi. Grazie. Dunque, caro Massimo, senza inutili preamboli, siete sempre dell'idea di qualche giorno fa? Sì, siete sempre disposto, voglio dire, ad accettare un lavoro umile, un impiego modesto, purché sia onorevole, e che, assicurandovi l'esistenza, allontani da vostra sorella oggi come per il futuro le angustie e i pericoli della miseria? È il mio dovere, non esiterò a farlo. Allora, statemi bene sentire. Sono tornato questa sera stessa dalla Bretagna, dove vive una ricca famiglia, i Laroc. Un vecchio e due donne, l'uno per l'età, le altre per carattere, sono assolutamente incapaci a curare i loro affari. I Laroc sono proprietari di vaste terre. Signor Marchese, scusatemi, ma... io ho sempre troppo caldo. Permettete. Grazie infinite. Dunque, proprio dopo il nostro ultimo incontro, ho ricevuto la notizia della morte del loro amministratore. Oh, non ci ho pensato su due volte, eh. Mi sono messo in viaggio e ho chiesto ai Laroc di dare a voi quel posto. Naturalmente, ho fatto valere il vostro titolo di avvocato, ed è inutile dirlo, la vostra rettitudine ed onestà. Ma... a misura tenuto scrupolosamente ai vostri desideri. Da ciò voi siete e sarete soltanto il signor Massimo Odio.
Per il vostro stipendio avremmo fissato per 6.000 franchi all'anno. Credete di poter accettare? Me ne sono molto riconoscente. Ma le mie qualità come uomo di affari... Ma i miei scrupoli non sono stati inferiori ai vostri. E l'ho fatto presente alla signora Larocque. Signora, ho detto alla mia cara amica, voi avete bisogno di un intendente, no? Di un amministratore che si prenda cura dei vostri interessi. Bene, quello che io vi suggerisco non avrà la competenza del suo predecessore, sì, non conoscerà certi segreti del mestiere, però ha qualche cosa che il suo predecessore non aveva e che non avrebbe mai avuto, nemmeno in 1.000 anni. L'onestà. E la signora Larocque? Ah, il mio modo di raccomandare la gente l'ha divertita. Insomma, quel posto è vostro. Grazie. Grazie di cuore. Quando dovrò partire? Ah, per la verità, signor Marchese, ora sarebbe bene che vi chiami semplicemente signor o Dio, no? Dunque, per la verità, sarà bene che partite il più presto possibile, in quanto quella gente non sa nemmeno riempire una ricevuta. La mia cara amica signora Larocque, in modo particolare, per quanto sia una donna di non comuni virtù, ma in materia di affari è di una negligenza e di un'ingenuità inimmaginabili. Sarà forse perché è creola, non so. Creola? Ma sì, ma suo marito era bretone. Voglio dire, non vi troverete fra dei negri. Il capo della famiglia è Luigi Augusto Larocque. 80 anni, malandato in salute, ed è la fonte principale della fortuna dei Larocque. Vecchio marinaio sotto l'impero di Napoleone Bonaparte, fu celebre come corsaro autorizzato. Corsaro? Che volete dire? Cioè che con tanto di beneplacito della legge si è potuto arricchire grazie a molte imprese di mare. Ha vissuto lunghi anni in colonia ed è tornato in Bretagna, sua terra di origine, una trentina di anni fa. La signora Larocque. La creola? Sì, è vedova con una giovane figlia, Margherita Luisa. Pensate, sangue creolo e sangue bretone. E forse per questo non è priva di qualche stranezza. Ah, a proposito, quasi mi dimenticavo. Fra i vostri creditori c'era qualche furfante che con vostro padre si era comportato da autentico usuraio. Bene, ma col favore della legge sono riuscito a ridurre i loro crediti di quasi alla metà. E allora... Allora sì, mio caro, sì. Sono rimasti a vostra disposizione circa 20.000 franchi, che se li unirete ai risparmi che potrete fare sullo stipendio, riusciremo a raccogliere in 10 anni una discreta dote per Elena. Resta inteso che domani vi tratterete a colazione da me, eh? Dio vi benedica, signore. E buona fortuna, signor Odio. Signorina Elena di Champsidotri, signorina Elena di Champsidotri, in parlatorio. Dopo la morte di papà, ci sono molte cose da regolare. Non posso farne a meno. Per molto tempo. Forse. Però di quando in quando penso che potrò tornare a Parigi.
Allora verrò a trovarti, ti porterò a fare delle belle passeggiate e ti comprerò tante belle cose. Massimo, è proprio necessario. Indispensabile. Un giorno capirai meglio perché. Ti scriverò. E anche tu mi manderai qualche letterina, vero? Tutti i giorni, Massimo, ma tu... Cosa? Passerò. Tu... Su, su, signorina. Vi si fanno rossi gli occhi. Invece avresti ragione di essere contenta. Sì, perché ho parlato con madre Maddalena e mi ha detto che è molto contenta di te. Ah, sì? Sì, anche se qualche volta sei troppo birichina. Io so, per esempio, che ogni tanto, in chiesa durante la funzione, la signorina Elena di Champs-Fridotry disturba le compagne. È stata una volta sola, domenica scorsa, ma proprio non potevo restare seria. Sua Camilla aveva il singhiozzo e cantava il Santo Merlo. Così, guarda. Beh, devo andare, piccina. Non sto tranquilla. Tornerò prima di quanto tu possa immaginare. Su, passerotto, un bel sorriso. Così va bene. Brava. Gliela raccomando, sorella. Arrivederci. Massimo, dove andrai? Al castello dei La Rocca. È giunto il signor, il nuovo amministratore inviato dal signor Lopetin. Di già? Devo farlo passare. E dove lo vorreste mandare, Alain? Avanti, avanti. Se non altro servirà a riscaldare un po' l'ambiente. Più si è e meno si gela. Mi pare di aver sempre più freddo. Ma siamo già al 1° di maggio. Questo non significa nulla. Qui siamo in Bretagna e non nelle Antille. Del resto, cugino Aubry, mi sembra che neppure voi disegnate il fuoco del camino. Potrei anche farne a meno, ma dal momento che c'è.
Venite avanti. Il signor? Odio, signora. Massimo Odio. Massimo Odio? L'amministratore? L'intendente nuovo? Esattamente, signora. Ne siete sicuri? Mamma. Sicuro, signora. Sicurissimo. Ma sapete, a questo mondo non si è mai sicuro di niente. Io, per esempio, ero persuasa di venire dalle Antille in Francia e invece mi sono trovata al Polo Nord. Mamma vuol dire che ha promosso il freddo a compagno della sua vita. Insomma, accomodatevi, signor Odio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sì. Siamo afflitti da una grande disgrazia. Sì. Una spaventosa ricchezza. Che sciocchezze. È così, purtroppo, cara. Ah, non c'è dubbio che facendomi ricca il buon Dio ha voluto mettermi alla prova. Io ero nata per la povertà, le privazioni, la devozione e il sacrificio. E invece non ho avuto altro che dispiaceri, e tutti a causa della mia ricchezza. Per esempio, io avrei desiderato un marito infermo, malato, niente. Il povero signor La Rocca è sempre stato, fino alla sua morte, sano in una maniera offensiva. Non c'è scampo. Il destino mi è stato e mi sarà sempre contrario. Ma che cosa andate mai dicendo, cugina? La povertà andrebbe proprio bene per una donna come voi, che è abituata a tutte le comodità. Abbiate pazienza, cugino. Prima io non ho mai avuto nessuna vocazione per i sacrifici inutili. Se io soffrissi il freddo dalla mattina alla sera, a chi gioverei? Voi forse ne sareste più felice. Non ne sarei felice. Ma che cosa significa? Mi sembrano tutte esagerazioni, insomma. Ma certo che lo sono. E si vuole negare anche il diritto di essere esagerata. Mamma, sarebbe un po' difficile. Beh, comunque, sia... Signor... Odio, mamma. Appunto. Noi siamo molto ricchi. E per quanto io non tenga nessun conto di questa ricchezza, dico io personalmente, ho tuttavia il dovere di conservarla per mia figlia. È vero però che nemmeno lei se ne dà più pensiero di me. Ora vi mostrerò il vostro alloggio, signor Odio. Prima però avrei piacere che mia figlia vi presentasse a mio suocero. Volete suonare, cugina Aubry? Grazie. E se intanto volete depositare il vostro bagaglio, lei vi accompagnerà e poi mia figlia vi presenterà al signor La Rocca. Oh, signor Odio, si pranza tra 10 minuti. Ci farete il piacere di cenare con noi, immagino. No, no, non mettetevi anche voi contro di me. Me ne guarderò bene, signore. Margherita? Sì, mamma. Volevo chiederti se tu per caso riesci a comprendere il signor Lopepè. Perché? Ma perché ci annuncia l'arrivo di un uomo ad una certa età, semplice, posato, e invece ci manda un gentiluomo da mettere soggezione. Ma mi pare che non abbia nessuna importanza, mamma. Tu che sappia fare il suo mestiere. Non sarà? Non dico il contrario. Ma te lo immagini tu un signore come questo che cammina per i campi con gli zoccoli? Gli zoccoli? Probabilmente lui non saprà neanche che cosa siano. E a mio parere, chi non sa che cosa siano un paio di zoccoli non può essere neanche un buon amministratore di terre. E in tal caso non rimane che... comperargli un paio di zoccoli. Grazie.
Nonno, c'è il nuovo amministratore, il signor Odio. Chi è? Nonno. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno, signore. No, non può essere. Non è possibile. I fantasmi non tornano. Ho molto ammirato, capitano, i quadri qua fuori. C'è veramente da stupirsi. La flotta inglese deve avervi temuto assai. L'inglese? Maledetti inglesi! Non potranno prenderci. Un colpo d'ascia. Basterà un colpo d'ascia.